Sfondo alle mie spalle, non sono più a New York. L'altro ieri sera abbiamo avuto un momento dove ci siamo sentiti un po' persi, io e Claudio, per la situazione, ovvero New York non era stata una città da considerarsi sicura per noi, nelle mie condizioni soprattutto, perché quando inizi a vedere la gente che invece che andare a comprare carta igienica va a comprare armi e fanno le file fuori ai negozi, quando pensi comunque al livello di povertà che c'è nella città, purtroppo, quando inizi a pensare appunto al fatto che non è mai successo una cosa del genere, che il popolo americano non è per niente uguale al popolo italiano, abbiamo iniziato ad aver paura più che del virus, proprio della reazione della gente, di quello che poteva succedere attorno a noi, e non ci siamo sentiti sicuri con una bambina piccola e una in arrivo, e abbiamo deciso di venire dalla nostra praticamente seconda famiglia qua in America, quindi siamo venuti da Giuliana in modo da stare tutti insieme al di fuori delle grandi città, perché le grandi città non sono sicure in questo momento o in America, e non so cosa ne sarà, perché qua non ho neanche il dottore, cioè tutto un po' così, no? Però almeno mi sento sicura. E adesso in questi giorni cercheremo di capire un pochino la situazione e come fare col parto imminente. Però diciamo che, raga, oh, come si dice in Italia, andrà tutto bene. E adesso cerchiamo di capire la situazione, teniamo monitorato tutte le decisioni che verranno prese nelle prossime settimane. Solo che abbiamo capito che non aveva senso aspettare che succedesse l'impossibile mentre eravamo lì, per poi dopo non avere possibilità di decisione, perché nel caso le cose si mettessero male, senza una macchina, con una bambina in arrivo, con gli ospedali pieni, con gente in giro appunto magari che va fuori per la situazione, che ti spara a vista per magari prendersi su qualcosa, non so, non mi sentivo sicura.